Un altro grande protagonista della passata stagione bianconera, grande aggressività e carattere, con una certa predisposizione al tiro dalla distanza. Vediamo un po', poi che ne dirà. Per il numero trattasi di un'eredità di pettinatura, a volte anche di codino. Ci siamo capiti. A voi signori, con il numero 8, Danilo Boulevardi. Vieni, allora, mettiti qua, almeno c'hai qua, anche la valle accanto. Non so se l'hai visto, Jack, ma quando eravamo, diciamo così, dietro le quinte, lui faceva le interviste. Faceva lo spiritoso. Sì, adesso se la becca però. Costa a te, Adesso sto in ansia però. Sì, no, sta già sudando più che in campo. Fa finta di niente. Danilo, due brevissime parole soprattutto per far capire ai tifosi qua presenti che aria tirerà a Siena e anche fuori casa. Dimmi un po' te, a centrocampo quest'anno per gli avversari che banda sarà, come si suol dire qua? Dici due parole, illustraci, illuminaci. Ti devo illuminare veramente? Dai, sì, vai tranquillo, tanto... Ti posso illuminare purtroppo. Provaci. No, vabbè, comunque quest'anno cerchiamo di dare più dell'anno scorso, cerchiamo di magari riuscire veramente a ottenere qualcosa di importante dando tutto, mettendoci passione, anima e cuore in ogni cosa che facciamo, in ogni allenamento. Io vi posso garantire che tutta la squadra darà l'anima per questa maglia, per questa città e per questi tifosi, perché se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi. Punto. Punto, sì, punto e basta. Danilo, aspetta. Evviva. Danilo, vieni. Diritto, Danilo. Guarda, ti facciamo mettere qua perché c'è una luce buona per la foto. Un commovente Danilo da me. Sì. Bravissimo, aveva fatto lo spiritoso sì, in fuori onda, no. È bravo. Perché ha un anno in più di esperienza, quindi esatto, si vede, è anche invecchiato un po'. 4 gol segnati, tra i quali quello pesantissimo nei quarti di finale con la Reggiana, il numero 17, Alessio Cristiani. Grande Ale. Foto con Alessio e poi però ti facciamo raggiungere quella parte per ovviamente immortalare la maglia da solo. Classe 1997, centrocampista offensivo, è cresciuto nella Roma con la quale ha fatto l'esordio in Serie A. In carriera ha vestito anche le maglie di Ternana, Regina e Matera con 32 presenze in totale, di cui 7 in Serie B. Figlio d'arte con il numero 11, Lorenzo. Grazie mille. Lorenzo Di Livio, parole con sante, forza, il numero 11 e anche per te la qua foto piedi di rito. Per piacere, allora, per le foto. Questo calore ci piace moltissimo. E allora andiamo avanti con un altro giocatore. Direi che a Siena non si è trovato, malissimo. Perno del centrocampo. No, classe no. 1996. Di rilasciarci una bella intervista. Prima però cosa ve lo facciamo fare? Un grande applauso a questo signorino qua che vuole affermarsi in categoria e poi chissà in quale altra, solo con il Siena. Prego Vale. E allora con il numero 16 Fabio Gerli. Ma vieni Fabietto, vieni! Abbiamo 100 domande per te, scherzo. Allora, consigli!
Martini Wines. Eccolo qua. Mario Piccini, grazie mille buonasera, per essere con noi. Signor Piccini, buonasera. E consegna la maglia al nostro Fabio Gerli, grazie. Dai Fabio, ti lasciamo andare, dai, non te la facciamo l'intervista. Vai tranquillo. Se non è amore questo. Eh? Che ha detto? No, dobbiamo fare riesce, un gioco. Secondo te? Dobbiamo fare un gioco. Attenzione, attenzione. Vai, ci proviamo, io non sono. Fermi tutti, è il momento di fare un gioco. Chiudiamo tutti le gambe. Ora parte un baffantasca di quelli che... Chiudiamo tutti le dai, gambe. Su, dai. Uniamole proprio per evitare che qualcuno ci faccia un bel tunnel. Chiamiamo in mezzo a noi il nostro numero 6, Stefano Guberti. Sto giochino. Eh? Anche il presidente se la ride, questo gioco. Vabbè, ciao. Tu sei per questi giochi un po' così, un po' strani. Sì. Allora, Stefano, diciamo che sei quello più esperto, sei fra i più esperti della Rosa. E Danilo che ti... lasciamo stare, sono ragazzi. Bravi, beati loro. Beati loro, sì. Qualche parola magari d'esperienza a... ai tuoi ragazzi, ai ragazzi che dovrai far crescere in questa stagione e ai tuoi tifosi, soprattutto, perché i ragazzi poi quotidianamente potrai insegnargli cosa fare, dove andare, cosa dire, come comportarsi. A loro e a loro, a me, insomma, alla società, qualche parola calda, calorosa. Sì, innanzitutto ci tenevo a dirvi grazie per l'anno scorso, per il supporto che ci avete dato. Ripensare a mercoledì che inizia il campionato, abbiamo bisogno del vostro supporto, speriamo e siamo sicuri di riuscire a fare il massimo possibile, ci metteremo tutto l'impegno come l'anno scorso e cercheremo di arrivare magari a far qualcosina di meglio dell'anno scorso se tutto andrà come deve andare. E noi ce l'auguriamo con tutto il cuore. Dimmi una cosa, ma in bianco e nero la vuoi riconquistare questa Serie B, sì o no? Guarda loro però. Beh, bello disse la pecora, sì o no? Sì, ovvio, però no, bisogna star calmi, c'è tanto da fare, siamo solo all'inizio, quindi con calma e con umiltà e poi si vedrà. Bene, sempre pacato, vero? Grazie. Un grande mille. Applauso a Stefano Guberti. Stefano, ti facciamo fare la foto, se ti puoi mettere in quella zona. Ho provato a sbottonarlo un po', però vabbè, in maniera... Ma lui vedi, no, è uno fair play, è uno proprio con calma, chi va piano, va sano e va lontano. Speriamo. Allora, ci siamo, qui c'è un altro gioco. Alzi la mano chi di voi all'età di 22 anni aveva già collezionato 100 presenze tra i professionisti, di cui 86 in Serie B. La maggior parte di loro, qualcuno ce l'ha fatta. Nella scorsa stagione ha vestito le maglie del Cesena e della Cremonese, ha avuto esperienze importanti anche nelle fila di Vicenza e Brescia, e allora è con il numero 20 che chiamiamo Giovanni Sbrissa. E insieme a Giovanni a consegnare la maglia abbiamo Silvia Buzzichelli, assessore allo sport del Comune di Siena. Benvenuta. Ecco, benvenuta, buonasera. Assessore, consegna la maglia numero 20. Ecco qua. A Giovanni, viva, foto diritto, indossa pure la maglia. Ringraziamo ovviamente l'assessore allo sport del Comune di Siena, Silvia Buzzichelli, per essere stata con noi questa sera. Grazie per la sua disponibilità. E facciamo un bel applauso e la foto di rito per il nostro Giovanni Sbrissa. Certi amori... Eh no, devi cantarla. Almeno poi finisce qua la sera. No, la devi cantare. Su, prova. Prova.
certi amori non finiscono. Ragazzi, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Non stiamo chiamando qua con noi Antonello Venditti, ma Speedy Gonzales, che con le sue accelerazioni fa impazzire il centrocampo e le difese avversarie. È il momento del nostro numero 25, è il momento di Francesco Ciccio Vassallo. Ma Speedy? Ora tiro fuori il foglio che non ti ho fatto vedere prima, dove ci sono 13 domande. Vero? Solo una. Insomma, vero, insomma. È andata bene perché potevano essere 25 come numero. Abbiamo fatto della un piccolo taglio. Abbiamo tagliato un po'. Dai. Ci sono poche, davvero pochissime parole da dire, però te a centrocampo lo scorso anno magari hai fatto ribollire sangue anche ai nostri tifosi, cioè tanti di loro si sono davvero impersonificati in te per grinta, voglia, proprio voglia di mordere le caviglie avversarie. Usando la testa, però a Siena quest'anno è ariaccia. No, sicuramente questo è il mio modo di giocare, quindi andremo il doppio rispetto all'anno scorso perché non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati e adesso niente, tocca lavorare, come hanno detto la B va guadagnata sul campo e noi ci proveremo. Un grande applauso e un grazie infinito a Ciccio Vassallo. Foto anche. Foto. Per lui ovviamente. Le altre 12 domande gliele facciamo dopo. Le faremo poi, dai, ce le serviamo. Continuiamo con un classe 1996. 195 centimetri di altezza e guai, eh? Come me, no, io 196. Insomma, più o meno. Chi lo fa arrabbiare? Ha all'attivo quasi 100 presenze tra i professionisti con le maglie di Fidelisandria e Reggiana, condite da 14 reti. È il momento del numero 20. 4 Pietro Cianci. Eccolo, ciao Pietro, e a consegnare la maglia. Oh. Posso darti la mano? Vieni, vieni. Guarda, te dicevi allora, di no, ma ci sarà un centimetrino di differenza. Ma dovevi mettere i tacchi anche tu. Sì, tutto a posto, tutto a posto. Dovevi mettere i tacchi. Allora, a consegnare la maglia arriva la dottoressa Angela Acciavatti di Neomedica. Almeno nelle foto vengo alla stessa altezza. Buonasera signora, benvenuta. Ecco la dottoressa Angela Acciavatti di Neomedica che consegna la maglia che viene ovviamente indossata. Grazie mille per essere stata con noi. Taglia è piccola. Sì, eccomi, ci fatto sono. 3X ci hanno messo, XX. No, l'hanno fatta su misura per lui ovviamente. Numero 24. Viva Pietro, viva Pietro. Pietro Cianci. Ti hanno lasciato proprio, ti puoi mettere anche sdraiato secondo me. Classe 1996, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha vestito nelle ultime 3 stagioni la maglia del Bassano con 84 presenze e 12 reti all'attivo. Il numero 18, Michael Fabbro. Grazie Dario. Eccolo Michael. Ciao Michael. Allora, mettiti in mezzo a noi, Michael. A consegnare la maglia a Michael chiamiamo Alessandro Piazzi, amministratore delegato di Estra. Buonasera. Qua però vedo che a pettinature e a ciuffi stanno tutti benoni. No, è un parrucchino questo. Piazzi, amministratore delegato di Estra, grazie mille per essere stato con noi questa sera, grazie. Ed ecco che lui ovviamente veste la sua maglia. Aspetta, vado un attimo. Pronto? Da Matteo, che mi dicevi, Matteo. Cosa dice Brumat? Qua prendono un po' in giro. Abbiamo trovato anche il soprannome subito, Tata. Ce lo sveli in anteprima? Sì. Non lo dico? No, no. Più avanti. Secondo te io ho la faccia di uno che non lo dice? Il tuo soprannome?
Un grande applauso, no, non lo diciamo. Un grande applauso al nostro Ken Umano, evviva! Ciappa, subito. E l'ha detto, rifatta, non ce l'ha fatta. È colpa di Matteo. Non ce l'ha fatta. Ok. Ci ho provato però. No, ci hai provato? Giuro che ci ho provato. Sì, a tenerlo per non me. Tieni nulla proprio. Allora, classe 1995. Ha collezionato quasi 100 presenze tra i professionisti, 100. Esordendo nel 2014 in Serie A nel Sassuolo e disputando 8 presenze in Serie B con il Cesena. Ha vestito anche le maglie di Forlì, Padova e Sud Tirol, segnando 25 reti nei professionisti ed è pronto, anzi prontissimo, ad indossare la maglia numero 9 della Robur, Ettore Iozzi. Pesa, la maglia numero 9. Ciao Ettore. Ovviamente anche qua vediamo una pettinatura importante, Sono però tutti, son ma suoi avete questi. La parrucchiera? Sono suoi, a differenza sua. Ti hanno messo a disposizione la parrucchiera, dite la verità. Vabbè. Allora, Ettore Iozzi, foto di rito con la maglia numero 9.